Ragazzi vestiti in via Ravegnana davanti alla scuola Bendandi. È successo lunedì mattina in orario scolastico, orario particolarmente complicato per quel tratto di strada, già al centro di numerose discussioni e richieste per aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti, studenti e famiglie che si recano a scuola mentre contemporaneamente molti lavoratori raggiungono la propria occupazione. La ragazza, investita, una quindicenne, non si stava recando in classe alla Bendandi, stava facendo esattamente il tragitto contrario a molti altri ragazzi e bambini per raggiungere il proprio istituto in un'altra zona della città. Stava quindi attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione del complesso residenziale sull'altro lato di via Ravegnana rispetto alla scuola. Il traffico lungo la strada era fermo per permettere ai diversi pedoni di attraversare, quando però stava attraversando la quindicenne, un automobilista è ripartito investendo la ragazza. Non è chiaro al momento se la quindicenne fosse in sella alla bici o se stava attraversando la strada a piedi. L'urto però è stato particolarmente violento ed è stato necessario l'intervento del 118. Fortunatamente le conseguenze dell'incidente non sono state gravi, ma l'intero episodio tornerà indubbiamente a riaprire la discussione intorno alla sicurezza dell'utenza debole in coincidenza con gli orari di ingresso e uscita da scuola. Un'intensità di traffico, una commistione di utenza debole e auto ritenuta da più parti troppo pericolosa.